Buongiorno ragazzi, è appena partita la guerra, da me sono le 8 del mattino, credo che sono anche in guerra e non ho messo la difesa, quindi siamo messi malissimo. Aspetta che intanto vado a mettere subito la difesa, che almeno una difesa quasi vera. Vediamo un po' quanto manca. Ah, devo togliere la cucina bella. Niente, mi sono svegliato di corsa, a quanto pare non ha voglia di funzionare, e vediamo se vuole funzionare con il primo. Così infatti la guerra è iniziata. Allora io vado malissimo, malissimissimo proprio. Allora vediamo un po'. Siamo contro gli All 90 e li saluto, spero che l'audio funzioni. E no, mi va malissimo caso. Mi va malissimo, passo alla connessione del cellulare, forse è meglio. Allora, cosa abbiamo qui? L'audio è altissimo. Allora, si rende quando subisci danni. C'è una causale. Sta molto bene, ragazzo. Pronti a essere storditi? Manco uno stordito. Questo è veramente assurdo. Ma ha detto bene, ragazzi, su Magna ha detto benissimo che non ha stordito, quindi ci ha detto bene. Allora, non so, avranno detto 8 su 1, ma io sto praticamente in alto mare. Spero che non si incazzino. Ma purtroppo qui la connessione fa schifo, ragazzi, io non ci posso fare niente. Quindi un po' di pazienza, insomma. Spero che non vi lamentate, questo è un messaggio per i miei compagni. Sto cercando di recuperare e andare più veloce possibile. E vi ricordo che chiacchierare e giocare non è per niente facile. Quindi sto cercando di affrontare Papa Poker in una condizione più o meno concentrata, ma non è proprio così semplice. Cercando di andare veloce con l'adrenalina e la mia formazione, che è da tanto che non la cambio, ma è da tanto anche che non mi metto qui a fare formazioni, anche se in teoria ho da potenziate, quindi non mi metto a fare più di tante cose, ma in teoria qualcosa ce l'avrei da fare. Ecco, intanto qui abbiamo visto un bel richiamo di questa Andrea che non ci piace per niente. E vediamo un po'. Allora, intanto te la ammazzo e poi cerco di bloccarti una e due Andree. Il Jesus è partito, quindi adesso ti vado di Carl e poi ti vado di Glenn, così ho eliminato, non mi ricordo chi sei, ma comunque bisogna stare attenti a questa formazione perché potrebbe dare problemi. Ok, io ho fatto il campo 1, 5 e 6. Ho fatto, andiamo a lavorare. Come siamo messi qui ancora? E poi vediamo la tabella, perché sto messo malissimo. Ok, andiamo su che mago che ha un leader rosso. Io lo provo con la mia vecchissima formazione, vediamo un po'. Accidenti, tutti stordimenti, difesa totale. Proviamo. Me l'ha stordito. Porca troia, ma stordito pure l'antistordimento, che però è... Ai.
siano i problemi, perché comunque devo disorientarmi, perfetto. Quindi direi che adesso che sono disorientato, muore? No, non muore. Guardate, devo spiegare l'adrenalina ad Andrea. Però Abram risuscita, quindi per non sapere né leggere né scrivere, io ti vado a fare così. Complimenti, che mago, anche le armi di stelle possono essere utilissime, anche perché anche noi le abbiamo fatte. Però c'è il rischio sempre che se l'arma non funziona, ecco cosa succede. Però comunque è una bella difesa. Vediamo Yaya con Victor. Meno pa, per carità, bellissima arma. 20 pa. Questa ci serve, è quella che ci serve a noi. Guarda, sinceramente proviamo così. Ok. Adesso abbiamo questo lì che ci blocca il pa, ma non ce lo facciamo bloccare. Andiamo un po'. Ah, peccato, Glenn è sceso. Glenn è sceso e ci ha resuscitato un po' di persone. Vediamo se riusciamo a... il Morgan è buono, non ce l'ho io. Peccato che è l'unico che non è riuscito a prenderlo. Però. È un buon PG, farmer, medio. Ok, vediamo. Stanza tranquilli. Riccu con Ezechiele. Quale Ezechiele? Ah, gli ha messo un'arma così. Un bonus enorme così. Si sorienta quando ricevi danno. E allora a questo punto c'ha un farmer così. Ma è il farmer? No, non è il farmer, è quello. Ho capito, è quello che parte subito. Infatti è partito subito con ok, fermiamo lui che dovrebbe essere l'unico che partiva, quindi vedi, controllare le armi e anche la situazione. Controllare le armi serve sempre, ragazzi. Ok, vedi, lui anche è particolare perché si potrebbe inculare facilmente con una formazione che magari vai tranquillo. Allora a questo punto lui attacchiamo direttamente lo scudo, vediamo che succede. Il problema è un casino, mi ha bloccato mission che mi va anche bene, e vado a bloccare l'altra mission perché comunque è sacrificante. Sandy e Negan li possiamo attutire, come si dice. Allora, di partire di Glenn che risuscitiamo, che facciamo più punti. E Carlo, finisce la partita? No, non ready, non finisce la partita. Ma il doppio attacco in questo caso, vedete, che il mio amico invece l'ha tolto. La guerra è totale, è terminata, mi dispiace. Non sono riuscito a fare l'ultimo attacco, non ho portato punti. Andiamo un po' a vedere la tabella, ma non possiamo, quindi possiamo soltanto vedere qui i punti. Sono arrivato quinto, ho fatto un po' pena, ma sono partito malissimo. E di qua invece abbiamo l'altra squadra che saluto. Non credo che possa andare a far vedere la tabella al volo, ragazzi, per chi vuole essere informato magari sulla battaglia, per come è andata. Eccola qui, ve la porto tutta, sempre se i miei amici non partono, perché ho visto che comunque sono numerosi e mi lasceranno sicuramente fuori. Ok, per prima guerra, primo impatto, credo che è andata benissimo, senza nessun problema. E al prossimo video, alla prossima guerra, e un bocca al lupo a tutti.